ragazzi, io sono Fabio. Ho deciso di aprire questo canale YouTube perché in questo periodo di quarantena, dove siamo tutti un po' obbligati a stare in casa, mi sembrava giusto trovare il modo di poter condividere. È una cosa che ho sempre desiderato, però per questioni di tempo non sono mai riuscito a fare, quindi visto che adesso il tempo c'è, cercherò di ritagliarmi ogni tanto sempre un pochino di tempo da dedicare al canale e su cui condividere un po' tutto quello che sono le mie passioni, quello che faccio nella vita, perché penso che sia veramente un'ottima opportunità. Io uso spesso il tubo per cercare informazioni, magari la mia stessa esperienza, il mio stesso problema da risolvere, e quindi mi piace, come ne usufruisco io, anche poter dare qualcosa a chi ne ha bisogno e chi usa il tubo. E quindi ho deciso di un po' condividere con voi quelli che sono i progetti che stanno partendo nella mia vita, che sono in settori un po' disparati, un po' diversi tra loro, però sono cose secondo me che condividendole sia sempre un'ottima ricchezza a disposizione. Il primo progetto è che è partito ormai da qualche mese, infatti ho già un po' di materiale da parte da montare, adesso con calma pubblicherò qualcosa. È la trasformazione di un vecchio autobus in un camper, perché siamo in un gruppetto di amici abbastanza numeroso che va sempre via e quindi ci piaceva riuscire ad avere un camper un po' nostro, personalizzato, possibilmente con un bagno normale, che è il punto debole un po' di tutti i camper, e con un po' di autonomia, perché ci piace viaggiare molto senza fermarci troppo nei campeggi. E quindi abbiamo avuto quest'idea visitando alcuni paesi nelle estati scorse, dove nei camping abbiamo visto fermi questi autobus trasformati. Allora ci è venuto un po' l'idea di provarci. Il secondo progetto è l'allevamento delle api. Io ho fatto l'apicoltore tantissimi anni fa, appena diplomato, sono diplomato in agraria, e poi per cambio lavoro ho smesso, dopo ho avuto un'officina di meccanica per 12 anni, quindi non avevo più tempo per le api. E adesso che ho riaccantonato un po' il lavoro del meccanico e vorrei tornare in agricoltura, e quindi sono ripartito l'anno scorso con alcune famiglie di api, e quest'anno vorrei farlo diventare proprio un mestiere, quindi sto iniziando a guardarmi intorno per poter aprire la partita IVA come azienda agricola, eccetera eccetera. Quindi anche qua secondo me può essere veramente utile avere la possibilità di condividere un po' il percorso che farò, perché la burocrazia in Italia è sempre un casino e quindi magari può chiarire un po' le idee, perché io per esempio ho trovato veramente poche informazioni, e anche delle associazioni di categoria una te la dice in un modo, una te la dice in un altro, non si capisce mai bene come muoversi. Quindi magari avere le esperienze di una persona che l'ha fatto, è partito, e con anche magari errori, per l'amor di Dio, però si riesce un po' a capire meglio quello che è il percorso da fare. E poi la mia passione rimane comunque sempre la meccanica, non è più il mio lavoro in questo momento, per fortuna da una parte, nel senso che se rimane una passione c'è molto più voglia di farlo, e quindi anche a livello meccanico quello che faccio mi piace provare a condividerlo con voi, e tutto quello che pubblicherò è frutto della mia esperienza e del mio modo di provare a fare le cose, e quindi sarà sicuramente suscettibile di qualsiasi critica, ma perché è il mio modo, non è la verità, non è l'unico modo di fare le cose, è il modo che negli anni mi sono trovato più comodo per me. Quindi so benissimo che ci sono altri modi per fare le stesse cose, e quindi anche lì ogni critica e consiglio è sempre ben accetta. Intanto grazie, vi metto un assaggio anche di un po' dei progetti che sono partiti, che stanno partendo, e che quindi qualche ripresa ho già, e poi ci vediamo prossimamente, speriamo presto, e speriamo che questo momento di quarantena finisca abbastanza velocemente per poter riprendere un po' tutti le nostre attività. Ciao ciao! Sì.
Ragazzi, scusate, mi sono appena accorto che mi sono dimenticato una delle mie passioni più importanti, quella di bere birra, no, cioè di fare birra artigianale. Quindi, come dal titolo del canale Motor Beer Home, motori, api, birra, e quindi la birra è una cosa importantissima. Quindi troverete anche magari qualche contenuto nel canale sulla produzione di birra con stile all grain, che è lo stile che uso io ormai da qualche anno, e delle volte viene bene, delle volte meno bene, però ve lo racconterò quando lo farò, così da condividere anche questo con voi. Grazie e buona serata a tutti. Ciao ciao!